Presidente, siamo sul nuovissimo campo del De Marchi. Che sensazioni ci sono all'indomani della partita con il Parma in questo inizio un po' difficile, ecco, del campionato? Sensazioni, c'ho molto dispiacere, soprattutto insomma, per la gente, per chi lavora e per tutti i nostri tifosi, però siccome nella vita io sono sempre stato un ottimista e soprattutto credo nel lavoro e credo nella serietà, chi ci conosce sanno che in questa fase probabilmente ci stava, magari nessuno pensava così, che abbiamo giocato anche contro due squadre molto forti, soprattutto Spal e Parma in particolare, però dobbiamo reagire e noi, e io in particolare, conosco solo una medicina ed è il lavoro, per quello che stamattina siamo già alle 8 tutti quanti al lavoro perché vogliamo uscire da questa situazione. E ieri devo dire che la verità, 4 gol secondo me sono troppi perché la squadra a sprazzi ha fatto veramente bene. Quindi insomma c'è una base da cui ripartire, ecco, poi c'è il nuovo mister che è appena arrivato, quindi insomma c'è margine, ecco. Ci sono molti fattori, sono un paio di fattori poi importanti, il fatto che abbiamo cambiato molto e quindi bisogna trovare subito l'amalgama tra giocatori, bisogna trovare la quadra. Ieri secondo me, ripeto, si è visto qualcosa già di interessante, l'allenatore nuovo che mi ha cambiato da poco, quindi ha lavorato solo 10 giorni e cerca di capire le dinamiche. Però ripeto, io non voglio vendere fumo, non voglio essere quello sempre straottimista, ma credo che questa squadra abbia un potenziale per risollevarsi e per fare un campionato dignitoso, perché però l'unica medicina che conosciamo è il lavoro, e difatti oggi stamattina alle 8 eravamo tutti quanti a lavorare per cercare di uscire da questa situazione, che è una situazione un po' delicata. Si riparte anche dai 2000 tifosi, insomma, dello stadio Teghi. Insomma, c'era il Parma, ecco, grande attrazione, però insomma sta crescendo, ecco, il seguito anche a Legnano. Ma sta crescendo tutto il movimento. Io dicevo prima un piccolo dispiacere proprio perché stiamo cercando di creare tra virgolette un bel giocattolo, una bella società, e sotto questo aspetto mi dispiace per questo, perché aver preso 10 gol in 3 partite dà fastidio. Il primo a essere arrabbiato sono io, il primo aver fatto degli errori soprattutto è sempre prima il presidente, quindi qualche errore sicuramente è stato fatto, perché se no questa posizione di classifica. Però dico ai tifosi e dico a tutti i nostri stimatori che il Pordenone si risolverà e partirà da sabato, partirà sicuramente il nostro campionato.